Buonasera da Spazio Aperto, buonasera dalla redazione giornalistica di Pianeta Oggi TV Online, buonasera a tutti coloro che ci stanno seguendo dall'Italia e non solo, anche dal resto del mondo tramite servicewebnetwork.it di Treviso. La regia centrale abbiamo Rosario Moreno che saluto, pronti in studio i titolari di questa trasmissione che sono Ugo Lombardi ed Antonella Intranò. Prima però vorrei darvi la notizia dell'ultima ora. Dunque, sapete, c'è stata questa forte esplosione vicino a Manhattan, dunque enorme esplosione a New York, vicino a Manhattan, crolla praticamente un edificio proprio nei pressi di Manhattan, come ho detto, nella zona di Harlem, per essere più precisi. Infatti da l'ANSA.it ricaviamo questa, no, no, vi diamo questa notizia, vi faccio un po' una sintesi, probabilmente a causa di un incendio che ha innescato l'esplosione. All'interno ci sarebbero persone anche intrappolate, lo riferiscono i media americani. Almeno quattro persone sono state trasportate in ospedale in seguito al crollo. Alcune fonti riferiscono di quattro dispersi. Testimoni riferiscono di aver udito un'esplosione poco prima che il palazzo crollasse. Una nuvola di fumo, intanto, è visibile da molti isolati di distanza. I detriti del crollo, scrive il New York Times, sono caduti sulle rotaie della linea sopraelevata del treno metropolitana all'altezza della 116ª strada. Il traffico dei treni nella zona è stato pertanto sospeso. Sono almeno 11 le persone con ferite definite minori e soccorse, che poi appunto sono state soccorse. Il crollo, che ha danneggiato anche le palazzine contigue, probabilmente ha interessato una palazzina in costruzione. La situazione, affermano i vigili del fuoco, è sotto controllo. Ecco, via via, nel corso di questa diretta, che ricordo ai nostri ascoltatori durerà fino alle 19:30, non appena ci saranno delle novità, ecco, vi informeremo con delle finestre nel programma. Intanto io partirei con il primo ospite collegato dalla provincia di Udine. Abbiamo Renzo Bortolussi, presidente di una nota associazione, è una ONLUS, Acqua, il sito internet è acquaint.it. Allora, Bortolussi, Renzo, ci sentiamo. Buonasera a te, Renzo. Sì, buonasera a voi. Ecco, allora, come hai sentito, un po' una trasmissione, un po' una novità, una nuova trasmissione nuova che stiamo realizzando qui con Search Web Network. Ci sono più, diciamo così, conduttori. Noi cerchiamo dunque di portarci a regime con tutto. Iniziamo intanto con le prime domande di base che vorrei, ecco, farti. La prima è questa: innanzitutto, che cos'è Acqua? Che cos'è questa associazione e perché è nata? Allora, l'associazione Acqua, provincia di Pordenone, non Udine, anche se lavoriamo anche su Udine. Sì, giusto. E dunque, l'associazione Acqua è nata 13 anni fa per la tutela dell'ambiente in generale e della cultura. È una ONLUS riconosciuta dalla regione Friuli Venezia Giulia, ma operiamo anche all'esterno della regione. Il primo caso, il caso più eclatante che abbiamo vinto in Cassazione poco più di 3 mesi fa, anzi esattamente 3 mesi fa, abbiamo vinto la grande battaglia della tutela del fiume Tagliamento, un fiume che è studiato dalle maggiori università mondiali, incluso il Giappone. Quindi è stata una grande vittoria, la Cassazione poi ha cancellato tutto. Sarebbe stato un disastro economico-ambientale, ma Sì. soprattutto ambientale, irreversibile. Ecco, su questo, Renzo, su questo abbiamo anche un esempio a Monaco di Baviera, mi sembra, con l'ISER. Infatti, proprio a Monaco di Baviera, nel fiume Isar, questo ce lo scrivono loro, che hanno tutelato il loro fiume sul modello del tagliamento. Hanno speso 7 anni fa, 7 anni fa i lavori sono stati terminati, ad un costo di 30 milioni di euro per fare esattamente il contrario di quello che volevamo fare noi. Quindi praticamente hanno eliminato le casse di espansione andando a spendere tanti soldi quanti per realizzarle. È stata un'opera inutile praticamente. Esatto, e ce lo scrivono proprio loro.
abbiamo le loro, addirittura ci hanno mandato un video dove si vede il fiume come era prima e come è risultato dopo sul modello del taniamento. Quindi loro praticamente hanno studiato la naturalità, diciamo così, del tagliamento per ripristinare il proprio fiume, giusto? Esatto, esatto. Ho capito. Ecco, questo la dice lunga praticamente. So che tu, Renzo, hai avuto non poche difficoltà nel portare avanti questa battaglia, sei stato anche minacciato anche seriamente, c'è stato anche qualche tentativo molto serio per eliminarti. Possiamo dirlo questo? Sì, senz'altro, l'abbiamo anche scritto sui giornali. C'è stato un po' di tutto, minacce, anche gravi minacce, tentativi proprio di farmi non dire del male, ma mi hanno promesso anche legnate. Ho capito, ho capito. Questa la dice lunga, molto molto lunga. Ti ringrazio comunque per il momento, Renzo. Io adesso ti invito a rimanere in linea, perché giro la parola ai colleghi di Bari che ti faranno delle domande anche in modo particolare a questa novità di questa casa passiva, ecco, che è abbastanza, diciamo così, esclusiva. Qui in Italia. Allora, Ugo Lombardi, Antonella Intranò, chi di voi due vuol fare delle domande a Renzo? A voi la linea. Ecco, Renzo, io sono. Buonasera, Ugo Lombardi. Buonasera. Buonasera. Noi qui a Bari abbiamo problemi altrettanto seri come quelli che avete voi, ma credo che si debba fare una valutazione anche dell'inquinamento a livello falde. Cioè, a parte i fiumi, vorrei sapere, avete consapevolezza di quanto inquinamento può essere presente all'interno delle falde dei vostri territori? Ma guardi, noi abbiamo vinto un'altra battaglia proprio sull'inquinamento di un altro corso d'acqua, che la Cassazione ha reso inammissibile un ricorso fatto dagli inquinatori. E quindi ci hanno dato ragione un'altra volta, anche se purtroppo non quanto ci aspettavamo. Purtroppo la giustizia è quella che è. È una giustizia. Sono Antonella Intranò. Intanto saluto tutti, Rosario, Massimo, Savino e lei, signor Bortolossi. Sì, grazie. Buonasera. Mi incuriosiva molto questo discorso al quale accennava Massimo poc'anzi, della casa passiva. Può spiegarci di cosa si tratta? Allora, guardi, la casa si dice solare passiva perché non ha bisogno di mezzi elettrici o meccanici per movimentare un flusso d'aria all'interno della casa. E come diceva Massimo, si scalda d'inverno con il sole e si raffredda d'estate, sempre con il sole. Questa idea non è mia, io abitavo in America fino a 31 anni fa e l'ho portata proprio di là, questa idea l'ho proposta, e questa casa fa parte di due libri di architettura. Quindi questo potrebbe rappresentare potrebbe essere un'ottima alternativa, nel senso, sicuramente nel nostro paese si investe molto molto poco sulle energie alternative per gli enormi interessi delle multinazionali e non. Ma questo progetto può essere portato anche a conoscenza del vasto pubblico, può essere portato al di fuori? Avete mai proposto un progetto analogo a dei costruttori? Ah, guardi, c'è un tentativo di movimento. Questa casa è stata, pensi che io ci abito da 27 anni dentro, ed è stata anche pubblicata sulla rivista Airone di allora, di 25 anni fa. È stata promossa praticamente in tutti i giornali d'Italia, ma 20 anni fa, diciamo, 22, 23 anni fa. Però c'è poca sensibilità, come ha già detto lei. Ma c'è poca sensibilità anche da parte del pubblico, perché questo è quello che io non capisco. È vero, è proprio così. È vero.
Guardi, questo che mi lascia stupefatto. Io l'ho proposto al presidente della regione qui, Friuli, e non mi ha nemmeno risposto. Quindi lei ha tentato anche un approccio con le istituzioni? Ma guardi, mia moglie è siciliana, da voi io conosco bene l'Italia, perché lo giro col camper in lungo e in largo, e da voi sarebbe il non plus ultra. Eh certo. Voi avreste un risparmio energetico praticamente al 100%. Certo, perché il nostro è un territorio dove le pale eoliche non sono state installate, o meglio, sono state installate in modo inopportuno, e naturalmente tutto questo ha scoraggiato le altre iniziative analoghe. Ma chiedo scusa, signor Bortolussi, una valutazione peritale ingegneristica o da parte di architetti è stata fatta, quindi è stata presentata questa valutazione, diciamo, dal punto di vista architettonico? Cioè lei ha illustrato i benefici convalidandoli con una valutazione fatta da un ingegnere, da un tecnico? Guardi, come le ho detto prima, se mi ha sentito, fa parte di due libri di architettura questa casa. Addirittura il Gazzettino l'ha usata per illustrare uno dei libri. E questo non ha prodotto alcun risultato? Pochissimo, pochissimo. È qualcosa di davvero inspiegabile, non riesco a comprendere come mai una soluzione così ottimale, perché mi pare di comprendere che il risparmio sarebbe in tutti i settori della vita domestica, cioè per l'elettricità. Ma guardi, noi qui abbiamo un 70% di... per riscaldare la casa utilizziamo circa 300 euro all'anno, spendiamo, perché abbiamo come alternativa, abbiamo, quando non c'è il sole, dobbiamo scaldare a legna, sì. No? Sì. Che comunque anche la legna è rinnovabile. Certo. Quindi noi non abbiamo gas, non abbiamo... Zero emissioni. No, noi abbiamo solo legna. Sì. E quindi questo tipo di progetto comunque non riesce a prendere piede, a conquistare un suo spazio? No, c'è un certo scetticismo, sa, no, non le voglio dire una brutta parola. Forse si guadagna poco, eh? Sì. Forse fa guadagnare poco questo progetto agli altri. Ma guardi, noi ci siamo scontrati con grossissimi interessi, parlo di centinaia di milioni di euro, e abbiamo vinto. Avete vinto. Tant'è vero che ora sto scrivendo un libro sulla questione. Senta, signor Bortolussi, mi viene in mente l'utilizzo, per esempio, di queste sue case in alcune zone terremotate, per esempio. Sarebbe ottimale la collocazione in queste zone, credo, no? Beh, guardi che la mia è costruita in zona terremotata, Certo. Quindi naturalmente questo tipo di iniziativa non è attuabile, un po' per le condizioni economiche, evidentemente. Cioè, poco... No, guardi, questa casa costa quanto una casa cosiddetta normale. Quindi non ha nessuna preclusione di carattere economico? Di nessun tipo, né economico, né di terremoto, né tellurico, di nessun tipo. Dove possiamo attingere informazioni su questo progetto? C'è un sito della sua associazione, magari? L'associazione che io voglio separare le due cose. L'associazione, come non so se le ha già detto il sito, glielo do io. Sì, lo può. Il sito lo vedo qui sotto, acquarin.it. Esatto. E lì troverà... Vuole ripeterlo, per favore? Come? Vuole ripeterlo, per cortesia? Sì, www.acquanormale.int. Imola, Napoli, Torino. Sì. .it.
E questo è il sito della sua associazione. Mentre per poter attingere informazioni sulla casa passiva? Per ora gliela posso mandare per posta. Ah, ecco, quindi non c'è ancora un riferimento No, online che possa. perché ho voluto distinguere le due cose. Ma penso che sia in Sarebbe progetto. comunque attinente, però non mi piace mescolare le cose personali con quelle dell'associazione. Eh beh, certo, potrebbe generare confusione. Va bene, Sì. allora ci lasciamo comunque con la promessa di risentirci non appena sarà realizzato anche un sito informativo rispetto alla casa passiva, perché è sicuramente qualcosa che ha bisogno di essere diffuso il più possibile, proprio per vincere quello scetticismo naturale che c'è nei confronti di quanto non si conosce o di comunque qualcosa di estremamente nuovo. Ha ragione, però come ho detto, ho cercato di promuoverla in tutti i modi e difatti sono andato a Milano alla redazione di Airone e ho avuto qualche riscontro, però troppo poco. Va bene, allora ci faremo carico noi di questo, se per lei va bene. Per me va benissimo perché. La solleciteremo ogni qualvolta ci saranno delle novità in merito, perché, ripeto, le minacce che lei ha subito sono la prova della bontà del progetto, per cui, siccome noi desideriamo con le nostre trasmissioni portare avanti i progetti che possono effettivamente essere risolutivi per la collettività, senza arrogarci per questo nessun diritto di onnipotenza, si intende, ma abbiamo bisogno comunque di persone come lei. Ce ne sono tante nel nostro paese, ma fanno poco notizia, fanno poco rumore. E noi Infatti invece. parlavo col mio avvocato oggi, è proprio di Pietro Capone, il vostro corregionale. Ecco, parlavate di questo, perché immagino che Eh sia sì. proprio questo il problema. Bene, allora noi penso che tu, Massimo, sia d'accordo, anche tu, Rosario e Savino, penso voi siate d'accordo su questo. Io posso aggiungere un particolare a quanto dice Roberto Rossi. Allora, quello che lui dice non va a rifare perché confermare quanto detto anche nella puntata precedente su quelli che sono gli interessi di casta. In pratica le multinazionali stanno cercando di blindare il mercato verso un indirizzo che ha un unico interesse. Proprio perché stiamo accennando anche il prossimo ospite, che è Giovanni Bongiovanni, nonché referente della Fondazione FUNMA, va a evidenziare questo particolare che la gran parte delle multinazionali, o meglio i ricchi del paese, rappresentano circa il 2% della popolazione mondiale. Esattamente. Ora, provate a immaginare cosa sta per accadere. Nel momento in cui si sta avverando questo mini conflitto, chiamiamolo mini tra virgolette, in Ucraina, laddove le multinazionali che cercano di controllare le fonti energetiche, petrolio, solare, perché il solare è una fonte rinnovabile, sì, ma vogliono comunque cercare di pilotarla quando va come fonte di guadagno solo per alcuni singoli. Allo stesso tempo per quello che riguarda il gas e tutte le altre fonti. Quindi vuol dire che ci sono delle multinazionali, degli imprenditori o delle fonti di governo che cercano di blindare delle strade solo verso un'unica fonte di guadagno univoca. Forse No, su questo ce ne potrà spiegare ancora un po' meglio Giovanni Bongiovanni. nella prossima intervista. Noi Esatto. per il momento la ringraziamo, signor Bortolussi. Sì, prego, grazie a voi. Ci lasciamo con la promessa di risentirci presto, naturalmente, e D'accordo. ci terremo aggiornati sul progetto della Casa Solare Passiva, perché è un progetto che sicuramente ha bisogno di essere diffuso il più possibile, ma anche spiegato, perché purtroppo quello che non conosciamo, che è diverso, fa paura. Grazie. Guardi che anch'io leggevo proprio di Pierre Capone. Anch'io 10 anni fa ho fatto un esposto alla Commissione parlamentare antimafia e in uno di quei capitoli sono state arrestate 6 persone per truffe e contributi europei per 20 milioni di euro. Ecco, e dobbiamo continuare, dobbiamo portare avanti queste battaglie, perché comunque Eh sì. sono le uniche che ci consentono
forse non a noi, ma alle prossime generazioni consentiranno di avere una qualità della vita non disastrosa come quella che ci accingiamo a vivere noi. Abbiamo un dovere almeno nei loro confronti, no? Beh, il mio sicuramente lo è e lo è sempre stato. E noi l'accompagneremo. Grazie davvero, grazie per la sua disponibilità. Grazie allora a voi. Buonasera. Buonasera. Grazie Renzo Bortolussi. Grazie. Ecco. Massimo. Allora, se non avete nulla in contrario, sono le 18.54. Prima di collegarci con Giovanni, buon Giovanni, vi devo dare un aggiornamento per quanto riguarda questa esplosione a Manhattan. Ecco, dunque, facciamo questa breve finestra. Allora, il sindaco il sindaco De Blasio ha confermato che è una fuga di gas all'origine dell'esplosione che ha provocato il crollo a Manhattan. La fuga di gas, ha spiegato De Blasio, è stata segnalata solo 15 minuti prima della deflagrazione. Poi ha ricordato che i feriti sono 18, due le vittime e c'è un numero incerto di dispersi. Ecco, questi ultimi potrebbero non essere sotto le macerie, ma potrebbero essere stati altrove al momento dell'incidente. Quindi è una notizia che è ancora in evoluzione, saremo magari più precisi nel corso della trasmissione con altre finestre. 18.55, allora Antonella Intranò, Ugo Lombardi, se volete introdurre il prossimo ospite, noi lo accettiamo ben volentieri. Giovanni. Noi accettiamo, noi introduciamo Giovanni Bongiovanni della Funima International, non so se è già in linea. Giovanni, ci sei? Non c'è ancora Giovanni. Allora, l'associazione Funima International è un'associazione onlus che si è preoccupata fino a non molto tempo fa di dare il suo supporto alle popolazioni andine, perché è improprio, Savino correggimi se sbaglio, è improprio sostenere che abbiano svolto la loro azione esclusivamente nei confronti dei bambini. Lì c'è una situazione davvero al limite. Le popolazioni vivono in gruppi naturalmente, nelle stesse case che sono molto molto grandi e accolgono interi gruppi familiari. Non hanno acqua, la loro preoccupazione è quella di procacciarla dal mattino. Loro si svegliano e partono per cercare acqua, tornano in orario ben successivo a quello del pranzo, quando riescono a pranzare, perché ovviamente una terra così inospitale non consente una coltivazione, tantomeno una gran forma di allevamento, per cui vivono in condizioni davvero estreme. E grazie alla Funima International, alla loro azione di sostegno, sono state create delle mense alle quali accedono interi gruppi familiari, lo ripeto, e sono state realizzate opere molto importanti come dei pozzi d'acqua, andando a risolvere così il loro maggiore problema. Ora non so se Giovanni è in linea con noi. Giovanni, ci sei? Pronto? Eccoti Giovanni, ciao, sì. Benvenuto fra noi. Ciao, Giovanni, grazie. Grazie a tutti. Funima International, stavo dando Giovanni un accenno su quella che è l'attività della Funima. Sì. Vuoi parlarcene tu in modo più approfondito? Sì, innanzitutto vi ringrazio per l'invito che mi fa molto piacere. Semplicemente la Funima International è un'organizzazione umanitaria che è anche abbastanza giovane perché nasce nel 2005 e nasce proprio da un viaggio che io insieme ad alcuni dei miei amici abbiamo realizzato per la prima volta, quindi quasi 10 anni fa, un viaggio di un'esperienza attraverso una missione umanitaria. Quindi abbiamo conosciuto un'organizzazione argentina, siamo stati con loro più di un mese, e tornati in Italia da questa grande esperienza abbiamo deciso, insieme anche alla mia famiglia, devo ringraziare comunque mio padre che poi è il socio, il fondatore diciamo di questa organizzazione, che è Giorgio Bongiovanni,
che è anche il direttore della rivista di Antimafia 2000. E insieme abbiamo dato vita a questa associazione chiamandola Funima International per dargli proprio una caratteristica internazionale. Perché? Perché nasce con l'obiettivo di contrastare quelli che sono i fenomeni della povertà nel mondo. Ok, attraverso che cosa? Attraverso dei progetti piccoli. La nostra è un'organizzazione piccola, anche se in pochi anni comunque è riuscita ad aprire altre sedi operative un po' in diverse, in quasi 5 o 6 regioni d'Italia. Però è un'associazione che vuole rimanere ancora a caratteristica familiare, quindi con molta semplicità, con il coinvolgimento di tanta gente, realizziamo piccoli progetti mirati e li andiamo a fare personalmente. Io stesso ogni anno mi reco in queste località. Abbiamo iniziato con l'Argentina, dove nella cordigliera delle Ande, con delle comunità proprio andine, indigene addirittura, proprio rimaste ancora non toccate, se vogliamo, dalla globalizzazione, ok, che noi viviamo che si vive in altri paesi. E lì siamo andati proprio a realizzare i primi progetti. Mi ricordo benissimo, per esempio, lo scavo di alcuni pozzi. Abbiamo scavato 4 pozzi per l'acqua potabile in collaborazione, e questa è una cosa che ci piace moltissimo, coinvolgere gli enti locali. Quindi difatti, anche Giovanni, dicevo poco prima che tu ti collegassi con noi che uno dei problemi maggiori in quella terra è proprio il procacciamento dell'acqua. Parlavo anche delle mense che grazie all'azione di Funima International sono state realizzate, perché anche il cibo lì rappresenta una grossa difficoltà come fonte di vita. Proprio queste persone hanno un territorio molto poco ospitale, e questa era l'attività che voi avete iniziato a svolgere con le popolazioni andine. Poi cos'è accaduto? Poi è accaduto che ci siamo aperti anche ad altri paesi. È stata la volta del Paraguay, dove c'è un contrasto enorme di differenza, di disagio. Il Paraguay, abbiamo lavorato in città, quindi nella capitale di Asunción, che a differenza proprio dei paesi abbandonati andini ci sono problematiche completamente diverse, forse più vicine a quelle che noi viviamo anche qui in Italia nelle grandi città. Mi riferisco, il nostro focus è incentrato sui minori, quindi tutti quelli che sono i problemi dei disagi minorili, che vengono anche da problemi molto gravi come l'assunzione di sostanze stupefacenti, come una forte, soprattutto in Paraguay, prostituzione minorile, che purtroppo devo dirvi che viene anche da paesi, anzi soprattutto da paesi europei, anche Italia, molto Belgio, Olanda e Nord Europa. Quindi c'è stato un forte cambio, un forte contrasto, due realtà difficili però molto differenti tra di loro. E lì diamo supporto a un'associazione locale, perché noi lavoriamo sempre con un'associazione che è presente in loco, quindi in questo caso con paraguayani, con questa fondazione che offre assistenza di vario tipo, anche sanitaria, gratuita ai bambini che vivono e che lavorano in strada. Questa è infatti un'altra caratteristica della Funima, cioè la vostra è un'attività che si svolge prevalentemente in rete. Sì, noi abbiamo puntato sin da subito su questa nostra forza, cioè quella di creare una rete di persone, ma anche di associazioni e insieme di enti e di fondazioni, cioè soggetti che apparentemente diversi, però riunirli in un unico scopo, in un unico progetto. Questo è stato sempre il nostro punto di forza, che ci ha portato ancora oggi, nonostante la crisi, ad avere comunque un bacino di sostenitori importante. Siete ancora in America Latina come attività in questo momento? Allora, noi in America Latina siamo sempre presenti, perché siamo sempre nel controllo delle attività che abbiamo avviato. Però ultimamente, nell'ultimo anno e mezzo, stiamo lavorando molto anche in Italia. Cioè è stata volontà già da qualche anno dei nostri soci fondatori di voler portare l'esperienza che avevamo maturato all'estero anche qui in Italia, perché fondamentalmente abbiamo riscontrato le stesse problematiche. Ora ti spiego: noi stiamo lavorando a Palermo, in un quartiere difficilissimo, come ce ne sono tanti nelle città, soprattutto al sud Italia, dell'albergheria, cioè è un quartiere che dove all'interno ha il famosissimo mercato di Ballarò.
E lì purtroppo ci sono, abbiamo riscontrato le stesse situazioni che abbiamo vissuto ad Assunzion, quindi diciamo molta povertà. Voi dovete sapere che comunque in Italia anche negli ultimi anni per causa della crisi la povertà è aumentata moltissimo, addirittura quasi il 25% della popolazione in Italia, secondo le statistiche, vive al di sotto della soglia di povertà. E quindi questo, la povertà insieme alla mancanza di istruzione e alla difficoltà di accedere anche a dei servizi primari, qui anche nel quartiere di Palermo anche, c'è anche questo tipo di difficoltà, insomma ci ha portato a voler lavorare anche qui nel nostro territorio. Un bambino su tre vive in condizioni di povertà. È sempre un bambino su tre, sì, e va dell'istruzione obbligatoria. Questi credo che siano i due scogli più difficili, che rendono probabilmente anche difficile, complicata la vostra, come dire, la vostra intromissione, uso questo termine, sì, proprio sì, perché credo che il clima culturale col quale voi vi andate a confrontare vi faccia apparire quasi come degli intrusi e non come dei portatori, sì, di benessere. Come fate ad arginare questo scoglio? Molto spesso, infatti, questo è uno dei problemi più gravi. Non sembra, ma aiutare è molto difficile. Cioè, paradossalmente, riuscire a fare del male, ecco, è un termine molto popolare, molto semplice, però riuscire a fare del male è molto più facile che riuscire a fare del bene, perché non sempre, se mi riferisco soprattutto anche a posti dove il bianco, no? Se parliamo all'Africa, quando scendi in Africa e sei uno di colore bianco, vieni visto come lo sfruttatore, vieni visto come la persona che comunque in qualche modo vuole approfittarsi. Ecco, questo porta veramente una grandissima difficoltà, perché se ci pensiamo un attimo è ovvio che sia così, cioè comunque i paesi europei sono da tantissimi anni che sfruttano le risorse primarie dei paesi per appropriarsene e avere un tenore di vita 10 volte più alto del loro. Quindi noi abbiamo cercato, per rispondere alla tua domanda, di ovviare a questo problema avvalendoci delle competenze delle persone sul posto. Cioè in Argentina siamo lì con argentini, cioè noi diamo il supporto a delle progettualità che nascono da loro, a delle loro competenze, a una loro conoscenza diretta del territorio. Noi offriamo un supporto attraverso la nostra esperienza, attraverso le nostre conoscenze, però su attività che sono create direttamente da loro. E volevo aggiungere una cosa, se me lo permetti, che è importante, che la Funima International come obiettivo non solo va, diciamo, a combattere questo tipo di problemi, ma cerca di risolverne anche le cause. Cioè noi in Italia, soprattutto in Italia, siamo molto impegnati sempre con questa rete di associazioni e con un coordinamento di cui siamo soci molto importante, che è il CIPSI, per promuovere delle campagne nazionali per portare alla luce temi importanti, ma soprattutto per portare alla luce le cause che poi determinano il problema della mancanza dell'accesso all'acqua, della povertà nei paesi africani, ma posso parlare anche di politiche economico-finanziarie come il debito. E lo facciamo con questo tipo di campagne. Sono state 3 le principali campagne che ci hanno visto protagonisti. È stata la prima, quella della campagna Libera l'acqua, che tutti vi ricorderete, con il referendum, che poi ha portato, sì, al referendum dei 4 sì contro la privatizzazione. Quella è stata una campagna dove noi abbiamo puntato molto, perché forti anche della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che avallava il fatto che comunque l'acqua è un diritto inalienabile dell'essere umano. Però in moltissimi paesi del sud, tra virgolette, del sud del mondo, questo non è assolutamente così. Addirittura anche nei nostri paesi europei l'acqua si sta cercando di privatizzarla, imbrogliando la gente con una comunicazione non corretta, e su questo noi ci siamo battuti molto. Poi, certo, ne cito altre 2 per concludere questo tema. È stato molto importante anche la campagna per il premio Nobel delle donne africane. Cioè non si sa anche nei nostri paesi che comunque in Africa il ruolo della donna è fondamentale, che è lei che porta avanti la famiglia e non solo, si batte nella società veramente per cambiare la loro condizione di vita. E questo poi ha portato alla vittoria. Cioè hanno vinto 3 donne africane il premio Nobel e per noi è stata una grande soddisfazione. L'ultima, e così mi riprendo anche la tua domanda, che mi parlavi di percentuali, è una sfida immensa, sicuramente lo è e lo sarà, ma abbiamo fiducia, perché le altre 2 campagne poi ci hanno dato
diciamo, ci hanno dato Gli hanno dato ragione. importante, sì, ci hanno dato ragione. Questa è quella di dichiarare illegale la povertà. Tu dirai che vuol dire un'impresa impossibile. Vuol dire semplicemente che il nostro obiettivo è che nel 2018 di portare davanti all'Assemblea dell'ONU tutte queste organizzazioni, noi compresi, per dichiarare illegali quelli che sono i motivi che causano la povertà nel mondo. E soprattutto qui parliamo di politica, parliamo di finanza, che secondo noi sono proprio i motivi principali per cui il mondo oggi ci dà le statistiche sono impressionanti, addirittura l'80% dell'umanità vive al di sotto della soglia dei 7 euro al giorno, cioè ci sono più di 4 miliardi di persone che vivono con meno di 2 euro, cioè queste sono cifre che non ci siamo inventati noi, ma cifre di cui se ne parla alle Nazioni Unite, di cui se ne parla anche nelle assemblee più importanti dei governi, del G8, del G20. Contrariamente a quelli che erano i loro obiettivi, cioè quello di abbattere o dimezzare la povertà entro il 2015, al contrario, la povertà è in netto aumento. Certo. Giovanni, Giovanni, scusa se ti una... interrompo. Ah, scusami, Savino. Potete spiegare ai radioascoltatori con quali Sì. modalità voi riuscite a intervenire su queste problematiche con il volontariato, il recupero economico e il finanziamento che voi effettuate per la costruzione di questi progetti, come quello di una casa per l'Argentina o ancora più per quella per Palermo? Certo. Allora, i metodi sono semplicissimi, cioè noi abbiamo degli strumenti di comunicazione che per noi sono fondamentali, per esempio il sito internet, che lo ricordo che è www.funimainternational.org, è per noi lo strumento più importante sia per comunicare quello che facciamo, ma anche per chiedere aiuto. Cioè, ci sono degli strumenti semplicissimi come le donazioni sui conti correnti, su anche una banca per noi molto importante che è Banca Etica, una delle pochissime banche che non è detta banca armata. Si possono fare delle donazioni, si può donare il 5 per 1000 che ormai è conosciuto quasi da tutti, cioè la forma quella gratuita di donare, come l'8 per 1000 è stato per moltissimi anni, oggi per le associazioni lo è il 5 per 1000. E poi con la gente, con il passaparola, cioè noi parlando con le persone, a loro volta creiamo una catena di esseri umani che uniti per lo stesso obiettivo e per la stessa, con la stessa finalità, poi riesce a promuovere queste iniziative semplicissime, quindi le piccole donazioni, eventi, feste. E poi parliamo con chi ha più potere di noi, con le imprese, con le fondazioni di filantropia, partecipiamo a bandi. Sì, sicuramente dobbiamo anche mettere la nostra professionalità, cioè non è semplicissimo. A volte le azioni da fare per realizzare poi questi progetti sono semplici, cioè basta un piccolo aiuto, quelle 10, quelle 50, quelle 100 euro all'anno da parte di tante persone, però dietro c'è una grandissima professionalità, perché poi anche piccole, cifre economiche bisogna essere in grado di saperle gestire. Quando si lavora in questi paesi potete capire che la difficoltà è immensa, perché si va incontro a grandissimi scombussolamenti politici a livello locale, diciamo, all'inflazione della moneta, e quindi oggi non è semplice, per noi è un investimento, cioè riuscire a scavare un pozzo in Argentina con delle donazioni, se vuoi degli acquedotti o se vuoi anche di gente comune, cioè, noi abbiamo una responsabilità enorme. E il rapporto con le istituzioni, Giovanni? Allora, il rapporto con le Ecco. istituzioni non è semplice, guarda. In Italia noi per parlare con le istituzioni lo facciamo con questo coordinamento che ti dicevo prima, che è il CIPSI, cioè il coordinamento che ci dà che riunisce 50 ONG di tutta Italia, e riusciamo a portare le nostre idee in politica, al ministero, addirittura anche in Europa. Non è semplice, perché comunque vedrai che le organizzazioni umanitarie sono quelle meno ascoltate, se vuoi, nella politica. I primi fondi che tagliano sono quelli che danno alla cooperazione, quindi è difficilissimo. Però non ci dimentichiamo che noi siamo più a contatto con la gente di quanto lo sono i politici stessi.
cioè oggi sono molto più a contatto con le persone, le associazioni, piuttosto che i partiti. Quindi questo ci dà anche una certa forza. Non per niente siamo riusciti a portare avanti questo tipo di campagne che ti raccontavo prima. Ci siamo battuti anche per mantenere il 5 per 1000, che era una delle poche cose che stavano togliendo alle associazioni e di cui oggi non se ne può fare a meno. Se io penso anche alla nostra associazione, che l'anno scorso ha avuto una cifra importante da questo mezzo, dal 5 per 1000. Se questo ci viene tolto, puoi capire che si più che dimezzano le attività che noi svolgiamo. Questo in Italia. All'estero la situazione è ancora più difficile, perché per esempio nelle Ande le istituzioni neanche le prendevano in considerazione quei territori, non essendoci investimento economico da parte del governo argentino, le Ande per loro quasi non esistono, ci sono solamente le multinazionali americane ed europee che vanno lì per l'estrazione dei minerali. Non c'è nient'altro, quindi è difficile rapportarsi con un'istituzione quando tu non hai nessun tipo di potere, cioè non puoi avvalerti di nessun cosa per poterli contrastare, perché a loro dove tu lavori non c'è interesse. Questo nelle migliori dei casi. In Paraguay abbiamo vissuto una situazione un pochettino più difficile, perché noi in Italia abbiamo svolto anche una campagna ancora più forte, mostrando la reale condizione dei bambini di strada, e questo senza fare ora nomi e cognomi, ma nelle ambasciate, nei governi paraguayani non è piaciuto. Cioè non ci siamo limitati solamente a portare degli aiuti, a lavorare in loco aiutando la loro popolazione, i loro ragazzi, ma siamo tornati in Italia anche con dei documenti scottanti che hanno mostrato una fragilità del loro stato e del loro governo fortissima, e questo non è piaciuto. Ho paura che questo non piacerà neanche in Sicilia o in Italia, perché, sì. Perché insomma non posso fare a meno di pensare al clima culturale, ripeto, nel quale voi vi state muovendo. Sono problemi che tutti conoscono, ma che ormai sembrano quasi essere diventati normali. Quanto sono normali per un'associazione come la vostra? Ma per noi siamo abituati a convivere con questo tipo di problemi. Il problema non è che siano tanto normali per noi, ma che ormai sono diventati normali per la società. Cioè non ci si scandalizza di più davanti all'immagine del bambino africano che soffre la fame, non ci si scandalizza più quando sentivo l'intervista del capo di stato dell'India affermare che ci sono più di 500 milioni di indiani, di esseri umani, che conoscono l'acqua solamente attraverso l'acqua in fango. Cioè sono dichiarazioni che ha fatto proprio che ha fatto il governo stesso, che ha fatto il presidente. Quando poi però vai a vedere che è stata inaugurata dopo pochi mesi una delle porte aeree più grandi al mondo, allora questo dovrebbe scandalizzare. Questo dovrebbe scandalizzare. A noi ci scandalizza, ma noi lo viviamo tutti i giorni. Il problema è che non scandalizza più a nessuno. Alla base della vostra attività, come dicevi tu poc'anzi, questo mi rende molto molto felice, c'è non solo la voglia di aiutare nell'immediato, ma soprattutto la voglia di risolvere il problema che ha causato lo stato di indigenza. Sì. In un paese come il nostro, dove sembra sia tutto, sia molto lontana l'immagine di una famiglia indigente o di un bambino che non ha da mangiare o di un bambino che non ha le scarpe, eccetera, qual è il problema secondo te, il primo problema che dovrebbe essere affrontato? Guarda, il primo problema che dovrebbe essere affrontato, e non solamente in Italia, è quella il problema è culturale, dell'istruzione. Cioè secondo noi, ne parlavo anche l'altro giorno in una scuola di ragazzi di diciottenni, il problema è che noi stiamo perdendo, noi non innanzitutto non studiamo, studiamo molto poco, quindi dicevo a questi ragazzi proprio di diciottenni che sarebbe molto importante per loro studiare la storia degli ultimi 100 anni. Cioè, invece che sì, è giusto studiare anche la storia, diciamo, di molto più antica, che si fa comunque in quell'età, poi magari si ha tempo di approfondire negli anni a venire nell'università, però noi dobbiamo studiare di più, cioè dobbiamo conoscere di più quello che è successo, quello che è accaduto e quello che sta accadendo, però solamente studiando l'attualità.
cioè guardando anche la televisione o i giornali, però sapendoli osservare, cioè noi dobbiamo studiare come osservare le situazioni, solamente così riusciamo, come dire, a difenderci, studiando, con l'informazione. Perché punto molto sull'informazione? Perché ti voglio dire, a Palermo si vive, per esempio, il problema della mafia, della criminalità organizzata con cui noi siamo a contatto tutti i giorni, si vive in modo completamente diverso da quello che è poi il resto d'Italia. Cioè non è vista una criminalità a 360 gradi come quella che è stata Cosa Nostra, cioè una delle organizzazioni criminali più potenti al mondo. In alcuni anni addirittura aveva proprio il predominio internazionale anche del traffico degli stupefacenti. Lì in loco è vista in maniera completamente diversa. Sono persone, i mafiosi, che si apprezzano, che si accettano, ma fondamentalmente perché non si conoscono. Ma Non c'è più fondamentalmente questa perché cultura. manca forse un altro riferimento e rimangono loro gli unici? Sì, anche questo, però in realtà non è così, perché in realtà non è così, perché comunque non si può, quando si parla che la mafia ha portato lavoro in Sicilia, in realtà non è così, al contrario, è così perché la gente purtroppo è stata fatta rimanere nell'ignoranza e quindi si è convinta di qualcosa che però in realtà non è. La mafia in Sicilia e poi anche nel resto d'Italia, perché se vogliamo parlare degli investimenti che si sono fatti negli anni, soprattutto al centro e nella maggior parte anche al nord, vediamo ormai che non c'è più questa cosa che la mafia è esclusiva, è un'esclusiva della Sicilia, ma è proprio a livello internazionale e mondiale. Quindi sì, cioè, è mancato lo Stato, è mancata la presenza dello Stato, però io ripeto che comunque sia è un problema anche di ignoranza, di mancanza di conoscenza, perché non ha mai portato assolutamente beneficio la mafia in Sicilia, al contrario, e la gente lo sa, il problema è che si vive anche nella paura, e quindi sono molti i fattori che poi giocano e che influenzano queste situazioni. Ah, probabilmente perché la mafia è sempre stata comunque predominante, intendo dire da un punto di vista culturale, come dicevi tu poc'anzi, nel momento in cui non ci sono altri interventi di nessun genere, parlo di interventi strutturali, di interventi Sì, sociali, sì, sì, sì. è chiaro che alla fine rimane quello l'unico riferimento culturale che la cittadinanza ha, che tra l'altro non dobbiamo dimenticare, la cittadinanza troppo spesso bypassa il concetto di Stato, lo intende come un qualcosa di al di fuori di sé, senza rendersi conto che lo Stato invece è rappresentato da ognuno di noi. Io però devo farti fare una domanda da Ugo, altrimenti adesso mi picchia. Prego, Sì. intanto Giovanni ti saluto, Ugo Ciao, Lombardi, ciao, 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 ciao. e saluto naturalmente tutti gli ascoltatori, compreso Rosario, Massimo, eccetera. Allora, io intanto ti volevo dire, scusate quell'eccetera, era giusto per accorciare il saluto. E hai ragione quando tu parli di informazione. Hai ragione perché un'informazione che abbiamo, e ne abbiamo parlato tempo fa anche con papà, è una disinformazione, ma direi addirittura una controinformazione. Perché quando vedo una informazione distorta che viene utilizzata anche, per esempio, nelle campagne elettorali, io non ho mai sentito, per esempio, una campagna elettorale di qualsiasi partito che cavalchi una protesta, una vera protesta contro il fenomeno mafioso. Sarebbe interessante chiedere a questi partiti che da anni professano chi parla di interessi verso la famiglia. Sono decenni che c'è un partito che dice che pensa alla famiglia. Chissà che concetto ha di famiglia. Altri partiti che fanno finta di rivolgere l'attenzione ad altre problematiche che non solo la famiglia, ma altri elementi dello Stato hanno. Ma non ho mai visto una campagna pubblicitaria, fra virgolette pubblicitaria, politica, una campagna elettorale, che faccia vertere tutti gli interessi su un'azione antimafia. In realtà è una campagna che dovrebbe spiegare che all'interno di questo Stato ormai è cresciuto una malattia, chiamiamola così, un cancro che si è impossessato dello Stato e lo ha sostituito. Quindi è questo che bisogna dire al popolo passivo, che vive praticamente nelle mani di uno Stato che non c'è più, perché è stato occupato da un altro Stato. Quindi io credo che l'informazione, perché guarda, noi siamo relegati come in questo momento ad una, per carità di Dio, tanto di
di rispetto e tutto il resto ad una radio web, ma una informazione fatta attraverso canali ufficiali, diciamo più roboanti, di cui si sono occupati e quindi hanno occupato spazi gli organi cosiddetti ufficiali, a noi ci è impedito. Perché, certo, come tu giustamente dicevi, se l'informazione fosse fatta da uno Stato non corrotto, l'informazione avrebbe detto ai cittadini: guardate che abbiamo una situazione che è devastante, non solo con l'inquinamento, non solo con la malavita, abbiamo una corruzione che ormai è a livelli massimi, limite, quindi questa situazione non può perdurare così. Credo che tu abbia perfettamente ragione e quindi dovremmo, secondo me, fare un percorso inverso, cioè impossessarsi progressivamente. È la stessa cosa che diceva Giulietto Chiesa, cioè un'informazione asettica, un'informazione obiettiva, un'informazione che dica veramente le cose come stanno. E quindi io ti do perfettamente ragione, perché dobbiamo fare un percorso di recupero di tutte le fonti di informazione, perché la gente ormai, cioè questo è studiato a tavolino, è tenuta nell'ignoranza volutamente, perché è più gestibile, è ovvio, no? Certo, sono d'accordissimo con te. Mi permetto solamente di aggiungere questo, non sono diciamo parole mie, ma sono parole che ho ascoltato da magistrati impegnati in prima linea. Io non sono un esperto di mafia, però ho sentito, cioè noi dobbiamo dire agli italiani perché i partiti, non c'è stato nessun partito mai che ha veramente imposto delle politiche di contrasto, di vero contrasto alla criminalità organizzata, semplicemente perché dovremmo rimettere in discussione tutto il nostro sistema economico. Cioè oggi noi siamo disposti a voler cambiare il nostro tenore di vita? Non lo so, ecco, se siamo disposti a farlo, allora lì sì si possono attuare delle politiche di contrasto alla mafia, alle criminalità organizzate, se no no, perché ormai l'economia criminale è entrata talmente tanto nel nostro tessuto economico, poi legale, che se si andrebbero a contrastare questi fenomeni, l'Italia diventerebbe un paese del terzo mondo. Ci vorrebbero, Giovanni. Chi è disposto a mettere in discussione il proprio tenore di vita per contrastare la mafia? Credo nessuno. Ecco, ci vorrebbero dei settori dello Stato e non solo quelli che non siano corrotti per combattere la mafia. Questo prima di tutto. Secondo, però, la gente... lo so, però siccome è anche vero che loro sono corrotti, però sono votati secondo me anche da gente che noi abbiamo, cioè io penso che noi comunque nella politica abbiamo sempre saputo un pochettino che i politici che votavamo non erano, ecco, così al 100% trasparenti, però siamo andati votandoli lo stesso. Quindi io do colpa sì a chi ha il potere, però anche al popolo che ha permesso questo, una parte della colpa ce l'ha. Beh certo, c'è stata comunque una politica del compromesso che ha portato poi a questo disfacimento totale. Ma tornando all'attività della Funima International, quali sono i vostri prossimi progetti in attuazione e quelli che verranno realizzati in futuro? Ma allora, in attuazione sicuramente in corso c'è ancora il sostegno a queste attività che si fanno al centro della capitale del Paraguay, di Asunción. Lì svolgiamo un lavoro di assistenza con dei volontari professionisti che però svolgono un lavoro volontario 5 giorni alla settimana di assistenza a almeno 50 bambini tutti ogni 4 giorni. E quindi sicuramente portare avanti questo tipo di attività, che poi potete approfondire, mi auguro, nel sito internet, è la prima cosa. Invece quello che stiamo spingendo, quindi mantenendo questa attività, quello che stiamo spingendo è il lavoro sul fronte di Palermo, perché anche lì lo stiamo vedendo anche con questa rete di altre associazioni, che l'Italia da qui a qualche anno diventerà un paese che dal punto di vista della povertà, non mi riferisco solamente a quella alimentare ma anche sociale o sanitaria, proprio dell'accesso ai beni di base, alle risorse, diventerà un paese che avrà molto molto aiuto di noi associazioni che da sempre abbiamo lavorato all'estero credendo che il sud del mondo fosse altrove, invece stiamo guardando un po' tutti al fatto che il sud oggi ce l'abbiamo in casa, addirittura non c'è solamente a livello di Italia ma anche a livello regionale. Anche qui nelle Marche
dove vivo io, dove ho casa qui, non c'è ancora, è una delle regioni, veramente, devo dire la verità, più dove c'è meno povertà rispetto alle altre. Addirittura le Marche hanno un tenore di vita che in percentuale è pure più, come popolazione, A medio meglio A. della Lombardia. Sì, è molto alto, molto alto. E anche al di sopra, la soglia della povertà nelle Marche è uno dei paesi più ricchi, dove c'è meno povertà in assoluto. Però, la cosa sta aumentando moltissimo. Ci sono molte associazioni locali che stanno aprendo addirittura delle mense, stanno facendo assistenza anche gratuita di ogni tipo. Quindi l'Italia è sicuramente diciamo, da qui in futuro sarà la nostra azione più importante, le faremo qui. Vuoi ripeterci il nome del sito dell'associazione Funima? Sì, il sito è www.funimainternational.org e qui trovate tutto quanto. Grazie Giovanni. Grazie a voi. Giovanni, Sì. ciao Giovanni, aspetta, ti volevo fare una domanda, l'ultima, Sì, veloce, come la faccio anche agli ascoltatori naturalmente. Avete mai visto un clochard, qualcuno che sta per strada, che ha perso la casa, ha perso i soldi, ha perso stipendi, ha perso strutture diciamo abitative, che appartenga alla classe dei politici? Se ce l'avete fra uno di questi che cammina per strada, ce lo segnalate per favore. assolutamente sì, guarda, faremo uno scoop se lo troveremo. Esatto. Grazie. Grazie Giovanni, a Grazie a voi, presto. grazie a tutti quanti. A A presto, ciao. presto. Ciao Giovanni. Ciao, ciao a tutti. 19:29, abbiamo ancora un minuto, giusto per darvi alcune notizie dell'ultima ora. Su quello che abbiamo sentito, c'è da chiedersi come mai, cioè, se è normale che su un pianeta, ci siano dei bambini che muoiono di fame, che ogni 3 secondi ne muore uno, perché questa è la realtà. Come mai un sud del mondo deve essere povero e il nord no? Questo sa da, come dire, studio a tavolino, cioè sa di questo discorso qua. Qualcuno l'ha studiato a tavolino, perché è Eh sì, troppo. credo proprio Ok. che abbiano fatto un bello studio, Massimo. Si siano molto impegnati perché la situazione arrivasse fino a questo punto. Assolutamente sì, dal vertice dell'alta finanza giù a scalare fino poi da lì le conseguenze. Sono cose veramente inaccettabili, insomma non è possibile. Poi l'Africa, per esempio, che è un continente che insomma è ricco Di risorse naturali. di immense risorse naturali. Cioè, com'è possibile che la gente lì muore di fame? Cioè, non ho capito. Allora, ecco, c'è una situazione voluta, quindi c'è tutta un'organizzazione satanica, la chiamo io a questo punto. Noi siamo abituati, noi giornalisti, di mettere i tasselli vicini sempre di più e poi vedere che figura viene fuori. Questa è la figura che viene fuori, che è una vergogna. Allora, sono le 19:31, in questo momento qua siamo già sforando di un minuto, lasciatemi dare queste ultime news. Dunque, appena finito di parlare Renzi, il capo del governo annuncia la manovra più a sinistra degli ultimi anni ed assicura che ci sono le coperture per l'intervento da 10 milioni, da 10 miliardi, scusate, sul cuneo fiscale, incentrato sullo sconto IRPEF. All'ordine del giorno anche il Job Act, un piano casa da 1,6 miliardi, circa 2 miliardi per l'edilizia scolastica. Bersani dice: auspico che le misure arrivino e siano ben congegnate nel segno dell'equità. Il punto di domanda che emerge un po' su questo Job Act, anche questi nomi un po' così strani, si potrebbe insomma chiamarli con un C'è po' più questa mania di essere esterofili, guarda, da parte degli italiani. Cioè, abbiamo bisogno di darci un tono. Non è possibile, dai. Poi se fanno dire job act a te, che insomma. Jobs Act. Allora, passiamo alla Turchia, alla pulizia. Propongo il ritorno del latino, Massimo, Sì, del nostro latino. certo, sì. Allora, sempre un po' estremista. ma rende il discorso, rende chiaro il discorso. Insomma. Allora, dunque, la pulizia. Dunque, scusate, mi avete fatto perdere il Ah, abbiamo mandato in tilt Massimo, accidenti. Rosario, fai qualcosa, corri in soccorso. Un altro scivolone per Massimo. Sono due oggi, attenzione. Vabbè, ma il primo era fuori onda, quindi già diverso. Vabbè, però Giusto? non lo rendiamo pubblico, Massimo, non fai una bella figura, eh. Massimo, se vuoi ti aiuto dicendoti che il latino andrebbe bene per il computer, sarebbe la lingua migliore. Ecco. Questa ultima affermazione veramente.
Massimo, ci puoi dire qualcosa invece rispetto alla legge elettorale? Siamo in ritardo, bisogna che devo andare avanti con le news ultime e dopo voi chiudete, dopo vi passo le chiavi e chiudete la trasmissione. Allora, ci sono delle notizie abbastanza importanti. Ankara, la polizia turca ha usato cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per impedire l'accesso a piazza Taksmin, nel cuore di Istanbul, migliaia di persone che accompagnavano il corteo funebre di Berkim Elvan. Le forze antisommossa sono intervenute per fermare la folla. Ci sono stati 4 blindati, Toma della polizia turca, appoggiati da decine di agenti antisommossa, hanno affrontato in un viale di accesso verso la piazza, piazza appunto Taksmin, nel quartiere di Osman Bab, diverse centinaia di manifestanti. La polizia usa gas lacrimogeni, spray urticanti e idranti per disperdere la folla. Decine di migliaia di persone hanno accompagnato nel pomeriggio il corteo funebre di Berkim Elvan attraverso la zona europea di Istanbul. Dunque, questo è un po' quello che è successo in occasione di questo funerale. Dunque, poi abbiamo ancora Mosca, indipendenza della Crimea è legittima per Mosca, la dichiarazione di indipendenza della Crimea è stata ben legittima, lo si legge in una nota del Ministero degli Esteri russo, secondo cui Mosca rispetterà il risultato della volontà dei popoli della Crimea nel corso del referendum. Intanto il Presidente della Commissione Unione Europea, Barroso, ha reso noto che la prossima settimana il Collegio dei Commissari dell'Unione Europea darà il via libera al sostegno macrofinanziario da 1 miliardo di euro per l'Ucraina, preparato dai servizi del vicepresidente Ren. L'Ucraina, sentiamo la G7, il Presidente del Consiglio Europeo e il Presidente della Commissione Europea esortano Mosca a cessare ogni sforzo per cambiare lo status della Crimea, in quanto ciò violerebbe le leggi internazionali. Lo spiega un comunicato del G7 diffuso dalla Casa Bianca. Qualunque referendum in Crimea non avrebbe alcun effetto legale, dichiara il G7. Poi il G7 sottolinea la mancanza di un'adeguata preparazione e intimidazione della presenza delle truppe della Russia, perciò conclude il G7, non riconosceremo i risultati. Ecco, qui c'è un po', a mio avviso, delle cose che non sono ben congruenti. Ecco, per capire di più cosa sta succedendo in Crimea e in Ucraina, ecco, vi rimando ai telegiornali di Pandora TV RT, condotti da Giulietto Chiesa, che li trovate entrando nella testata giornalistica All News a pianetaoggitv.net, e quindi lì poi avete un po' chiaro il quadro. Giulietto Chiesa, lo ricordo, ex corrispondente di molte testate giornalistiche anche televisive nazionali dalla Russia, conosce molto bene tutta la situazione, conosce molto bene la situazione di quei paesi. Detto questo, non ho altre notizie dell'ultima ora, quindi a questo punto, come dicevo prima, le chiavi per la chiusura del programma ai titolari, e quindi a Bari con Ugo Lombardi e Antonella Intranò. Sono 19:36, Rosario, abbiamo sforato di 6 minuti qui, Mi assumo le mie responsabilità, perché sono io che ho sforato con queste notizie che sono arrivate qui in questo momento. Allora, mea culpa. Vabbè, poi ti abbiamo mandato in tilt, dai Massimo, sei giustificato questa volta. La colpa è 50-50. Va bene. Però la prossima volta che veniamo a Venezia ci offri il gelato. Ah, benissimo. Magari in terraferma che costa meno. Certo, non ti facciamo tal male, non preoccuparti. No, già te lo prenderemo in piazza San Marco, tutti insieme, tutto lo staff di Spazio Aperto, da Rosario a voi, qui a Venezia con Pianeta Oggi TV, ben volentieri, ci mancherebbe. Una bella stagione poi, che è ancora meglio. Ci sono tanti miei ricordi lì, Massimo, ma di questo ne parleremo in un'altra puntata. Salutiamo i nostri ascoltatori, salutiamo Savino Percoco, Rosario Moreno. Un caro saluto da Ugo Lombardi a tutti voi, un saluto ai nostri ascoltatori soprattutto. E soprattutto appuntamento mercoledì prossimo sempre alle 18:30 su Saiuz Web Radio. Arrivederci. Io ricordo che questa trasmissione verrà poi ripetuta su pianetaoggitv.net. Grazie a tutti, buonasera da Venezia, grazie Antonella, Ugo e Rosario. Grazie a voi. Grazie a voi, a mercoledì prossimo.